Allora mi hanno detto fai partire il video. News, scusa. Ragazzi, seguite le nostre storie perché stasera faccio oggi. Ma perché qui tutti i giocatori hanno fatto le promesse di regalare la maglietta. Vi venite a cena, e venite comunque, a casa mia. Comunque io stasera mi porto in... Seguite le storie. Ma secondo voi la mantiene la promessa? Qualcuno di voi ha indovinato, altri no. Ma dove siamo arrivati? A Bergamo. Allora siamo arrivati a Bergamo perché abbiamo preso perché abbiamo preso le chiavi, sì, adesso seguite le storie che vi portiamo a casa. Venite. Andiamo. Allora, siamo arrivati nel salotto. Il salotto? Sì, di mano. Andiamo a vedere se c'è la piscina. Raga, ma la piscina qua è quindi ci mettiamo in costume. Praticamente devi beccare il momento giusto quando fai. L'abbiamo ritardato di un 25-26 secondi. Però ci riescono i bambini. Allora, alla fine per essere dicembre non è così freddo, voglio dire. Cucina di... Non dirlo. Io apro lo sportello del frigo e... Vabbè raga, ci facciamo la down. Oh raga, è tardi, dobbiamo mangiare. Oh raga, mangiamo. Stiamo ordinando. Grazie mille. Io ho due cose da mangiare, sto qua ci sono. Allora, Rambo da San Siro, noi siamo a casa sua, stiamo mangiando. Ordinare, abbiamo ordinato. Stiamo facendo aperitivo in realtà. Sì. Pacciottine, birretta. E il panino? Il panino, quando inizia la partita mangia il bello. Adesso guardiamo a casa di chi siamo. Camera da letto. Nel cassetto. Cosa fai? Gliela rubi? Sportiello. Maglia della Champions. Vabbè, guarda, la rubiamo, la portiamo via. A posto così, siamo pari. Aspetti, metti alla nostra, dai. Ciao. Alla fine, a casa spettacolo. Oh, bello, anche la piscina. No, bello, c'è la piscina secondo piano in balcone. Ma sai che io non l'ho mai vista? Però che tuffo fa? No, tuffo c'è a cagare. Vabbè, però. Però lui bravo. Lui bravo. Lui sì. Lui bravo. Tutto bello, però. Perché non c'era. Ci siamo dovuti guardare la televisione sul telefono. Ci siamo dovuti guardare la televisione sul telefono, in realtà, perché non andava la televisione. Esatto. Quindi partita sul telefono. Sul telefono. Fabio. Buongiorno ragazzi. Innanzitutto grazie per aver occupato casa mia ieri. Perlomeno siete riusciti a tenerla bella in ordine e di questo vi ringrazio molto. Mi dispiace che non siete riusciti a vedere la partita, ma purtroppo c'è stato un temporale la scorsa notte che avrà spostato l'antenna e di questo mi dispiace, ma soprattutto scusatemi tanto che non siete riusciti nemmeno a giocare alla PlayStation, ma ho avuto un problema durante il lockdown con il mio joystick causa nervosismo, quindi so che avete fatto anche i babysitter. Vi aspettavo ieri sera quando sono tornato dalla partita, ma meno male, almeno non mi avete occupato il letto, quindi grazie mille e vi aspetto stamattina per colazione, va bene? Ciao ragazzi!